monopoli dei grandi editori, Elsevier, Springer. Io, come qualcuno saprà, ho fatto il rettore per qualche anno e mi occupavo, coordinavo la commissione biblioteche della CRUI, cioè tutte le biblioteche italiane universitarie, e i contratti con i grandi editori. Vi posso garantire che un contratto fatto con Elsevier, che è un colosso, che in Italia solo per le università costa 30 milioni l'anno, è qualcosa di difficilissimo, perché noi abbiamo il classico coltello alla gola, cioè i ricercatori che con fondi pubblici producono ricerche che poi pubblicano nelle riviste Elsevier, poi devono pagare fior di quattrini per gli abbonamenti per accedere alle riviste Elsevier. Cioè noi abbiamo un meccanismo ormai, come dire, di monopoli, di grandi monopoli, e se non costruiamo delle alternative, che sono le piccole case editrici qualificate che fanno un servizio e che con prezzi come dire, accessibili riescono a far pubblicare, e soprattutto il discorso open access, sia gold che green, ce la discute, però insomma voglio dire questo, evidentemente noi alla fine saremo ingabbiati anche nell'ambito delle scienze umanistiche, perché ora l'interesse dei grandi editori è quello di conquistare anche le scienze umanistiche, l'ambito umanistico. Quindi noi siamo responsabili quando pubblichiamo, francamente. Certo, lì c'è il grande vantaggio che sono cose che circolano, che hanno una grande diffusione, però io voglio ricordare, Letizia è andata via, che esistono degli strumenti di garanzia per chi pubblica in questa maniera. Il DOI, non so quanti di voi conoscono appunto questo, il DOI, che è un codice che, come dire, come gli ISBN per, insomma, sostanzialmente per i prodotti digitali, garantisce chi pubblica in mappa o in un altro, o in fast online, o in, garantisce liberamente. E forse non sapete, questo è stato un piccolo risultato importante, che le università italiane, tutte le università italiane, hanno un DOI gratuito, non quello commerciale, che è a disposizione di tutti. E questo significa poter garantire anche a chi mette dati, banche dati, dati grezzi, pubblicazioni, il fatto di averne anche la proprietà. È una cosa che ha tutti gli effetti, una garanzia della proprietà intellettuale. Quindi sono cose sulle quali dobbiamo effettivamente lavorare. Ora, anche ieri c'è stato, ho fatto un riferimento a questo accordo Muir-MIBACT, qui c'è Vania Virgili che ci sta lavorando con me e con altri al Ministero. Io penso che, spero che questo accordo possa servire anche in questo ambito, cioè a lavorare di più insieme anche nel campo della digitalizzazione degli archivi, della gestione degli archivi e così via. Quindi spero che questo sia un altro strumento importante. Tocco solo, scusatemi, un'ultima questione che vedo è stata posta più volte, e cioè il controllo dei dati, gli standard di qualità. Qui evidentemente si tocca un tema un po' più generale, e so che quello che sto per dire non sarà gradito ad alcuni dei presenti, ma il vero problema è che noi dobbiamo intenderci. Cioè, si diceva, chi controlla la qualità dei dati provenienti dai grandi scavi? La maggior parte degli scavi sono scavi di emergenza, scavi di della, diciamo, condotti con fondi privati, con l'archeologia preventiva. Il problema è che io sono convinto di questo. In questi casi io trovo improprio che il direttore del progetto sia il funzionario della sovrintendenza. Il funzionario della sovrintendenza, cioè la sovrintendenza, cioè il MIBA, dovrebbe fissare gli indirizzi e gli strumenti di controllo che garantiscono che la produzione della documentazione proveniente da quell'intervento abbia degli standard metodologici corretti. L'interpretazione è lasciata ovviamente al singolo, e vale il discorso del riuso, della citazione. Se io scrivo una fesseria in un articolo, non lo citerà nessuno e quell'articolo morirà. Se scrivo qualcosa di sensato, comincerà ad essere citato
e ad essere anche, come dire, considerato qualcosa di affidabile se viene citato, o se non viene citato per essere stroncato, per dire una stupidaggine. Allora, qui bisogna ricostruire una serie di funzioni chiare, cioè quel lavoro deve essere il lavoro fatto dai professionisti che svolgono le attività, che pubblicano quei dati, e il funzionario deve essere in grado di verificare, dare l'indirizzo e di verificare la correttezza metodologica dell'operazione. Il funzionario è direttore delle ricerche condotte con i fondi della sovrintendenza o con fondi di progetti che è in grado di mettere in piedi. Questo dovrebbe essere, questo significa avere un mercato vero nei beni culturali e nell'archeologia. Se no è un mercato drogato e tutto controllato. Ed è ovvio che se un funzionario è al tempo stesso direttore di un museo, controlla un territorio e dirige una quarantina di scavi contemporaneamente, è ovvio che c'è un imbuto che impedisce poi alla fine che i dati vengano messi a disposizione. È umano, è normale, ma se non cambiamo queste regole non ci sarà open data che tenga. Deve cambiare il modo stesso di concepire le nostre funzioni, il nostro mestiere e il nostro lavoro. È come se io, professore universitario, e so bene che ce n'è tanto, mi appropriassi di tutti i dati prodotti dai miei studenti, dai miei collaboratori e magari dai miei laureati che fanno i professionisti e lavorano per conto di un privato. Francamente no, il mio lavoro magari sarà cercare di dare gli strumenti metodologici perché faccio un buon lavoro e se possibile dare anche una forma di controllo della qualità, ma questo è non altro. Poi le mie ricerche me le faccio io direttamente con i fondi che trovo e con i tempi che sono in grado di realizzare. Io penso che a questo dobbiamo puntare. Insomma, per chiudere, io credo che con gli open data, si è detto e condivido, si apre una nuova piazza, si aprono nuove forme anche di comunicazione, nuove forme, l'hai detto tu, quindi io lo ripeto, di narrazione. È vero, cioè si apre una vera strada di innovazione e l'innovazione, se non è solo uno slogan, è innanzitutto capacità creativa, cioè capacità di fare, di vedere con occhi diversi quello che finora non siamo stati in grado di vedere, è la capacità di trovare strade nuove, di non ripetere meccanicamente quello che abbiamo fatto finora e soprattutto non farle ripetere ai nostri allievi, ai nostri collaboratori. Cioè c'è bisogno di un straordinario coraggio per rimettersi in gioco e per costruire nuovi percorsi di conoscenza, di tutela e di valorizzazione. Ecco come vedo io la grande opportunità degli open data, dell'open access, cioè di tutto ciò che ci rende più liberi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, mentre possiamo mangiando, magari sognando a un mondo in cui c'è l'open by default anche dei dati archeologici. Grazie a tutti quelli che sono rimasti qua per quasi 4 ore, si vede che non vi abbiamo annoiato più di tanto perché visto che la platea è rimasta compatta. Grazie ancora e buon appetito.